Dunque, siamo pronti per cominciare, amici di Canale 2, ben ritrovati a tutti. Siamo alla vigilia di Natale, una puntata che speriamo possa leggermente riuscire a distrarvi dai vostri problemi. Tra l'altro, lo sappiamo tutti, stiamo vivendo un momento triste proprio a causa dell'emergenza Covid e siccome siamo a Natale. Ogni anno c'è chi vorrebbe venire qui a fare gli auguri ai cittadini di Altamura, in questo caso, perché noi trasmettiamo da questa città, anche se la televisione, come diciamo sempre, la si può guardare dalla Puglia, ma anche dalla Basilicata. E allora abbiamo pensato che sarebbe stato giusto rendere possibile il lancio degli auguri da parte di chi è stato con noi l'intero anno. E quindi non da, per esempio, dai politici, no, per esempio dai politici, perché tra l'altro loro sono stati capaci di buttare fuori dal Consiglio Comunale l'intera città, perché questo è accaduto, a noi non ci butta fuori nessuno, però hanno buttato fuori l'intera città di Altamura, i telespettatori di Canale 2, quindi l'intera città, e quindi non sarebbe stato giusto far fare gli auguri a loro, anche perché tra l'altro devo dire che non hanno nemmeno sentito questa esigenza. È il primo anno che mi capita una cosa di questo tipo, che ci capita qui a noi di Canale 2 una cosa di questo genere. Quindi noi siamo contenti invece di mostrarvi chi è attento alla città, chi lo è stato tutto l'anno. Insieme a noi si è impegnato, insieme a noi, nel cercare di fare chiarezza e informazione su questa vicenda, nel cercare di salvare vite umane, perché quando si fa informazione su una pandemia, io credo che la prima cosa che si fa, diciamo in maniera involontaria ma decisiva, è quella di cercare di salvare vite umane alzando l'attenzione proprio della popolazione. Noi la pensiamo in questo modo, purtroppo qualcun altro non la pensa così. E allora salutiamo, senza fare troppa polemica, anzi non la faccio per niente la polemica, salutiamo il nostro ospite di oggi che settimanalmente quasi abbiamo qui in collegamento in diretta tramite Skype, ovvero il dottor Pietro Scalera, rappresentante dell'Ordine dei Medici del Distretto, medico sentinella del lavoro, dell'ambiente, insomma, è una persona, un dottore che avete già visto tante, ma tante volte qui su Canale 2 e noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Saluto a te, saluto i telespettatori e io ci tengo a dire che sono medico di famiglia. Allora, entriamo un po' nel vivo di questa trasmissione perché oggi ovviamente faremo gli auguri di Natale, perché questa è l'ultima trasmissione prima di Natale per me, per quello che riguarda la mia persona, e quindi avremo la possibilità di fare gli auguri quest'oggi. Dottore, come sono andati questi ultimi giorni tra nuove regole, chiusure? Sappiamo che da oggi c'è una chiusura totale, regole che ovviamente non si comprendono, l'abbiamo detto più volte, regole alle quali si sovrappongono anche i diktat, diciamo così, dell'amministrazione locale. Insomma, come sta andando? Ma diciamo, nell'ambito della confusione generale, però chiaramente io vedo che il traffico è aumentato, la gente continua a non percepire il pericolo del contagio del coronavirus e chiaramente si sono ridotti anche gli accessi al drive-in per fare i tamponi. E questo non è positivo In che perché senso si sono chiaramente ridotti? Mi significa scusi, che in che stiamo senso? tamponando meno gente, quindi avremo la sensazione che si sia abbassata l'infezione del virus, ma si è abbassata soltanto perché faremo meno tamponi. Siamo partiti da circa 250-300 tamponi al giorno, ieri ne hanno fatti soltanto 100. Quindi chiaramente perché la gente probabilmente è impegnata a fare altro e non a chiedere il tampone, quindi e questo non è per me un bel segnale. Quindi sembra come se si sia sfuggendo la quarantena in questo periodo, quindi non è un bel segnale.
Ecco, dottore, io facevo qui in redazione da noi, facevamo questa riflessione, che uno degli errori più gravi che stanno facendo coloro i quali ci danno le regole, partiamo per esempio anche dalle amministrazioni locali, che tra l'altro sono regole che si sovrappongono a quelle nazionali molte volte, quindi veramente non ci si capisce nulla, no, di quello che si può fare. L'errore principale è che si aggiungono le cose che non si possono fare, anziché dire in maniera più esemplificativa ai cittadini: allora, da oggi si può fare questo è il tipo, i negozi possono rimanere aperti dalle 8 alle 22, si può andare in giro, si può fare questo, si può andare a trovare i si dice esattamente quello che non si può fare. E quindi questo complica le cose, cioè il nostro cervello deve lavorare al contrario per cercare di comprendere invece le cose che si possono fare, escludendo poi tutti i decreti. Bisogna poi fare, diciamo, bisogna dribblare tutti i decreti nazionali, regionali, locali, e la cosa diventa impossibile. Invece chi ci dà le regole dovrebbe farci un riassunto e dire che, guardate, nella nostra città, ad Altamura, per esempio, si può andare in giro dalle 8 di mattina alle 22 di sera, per esempio, dico una fesseria. La pensa come me su questo argomento? Sì, no, ma allora, il discorso è anche da un punto di vista giuridico, se io faccio una norma, dico quello che io posso fare, tutto quello che non è scritto non si può fare. Diventa più facile, più giusto leggerla una norma. Quindi se c'è un divieto di sosta, si dice che di qua non si può passare e basta. Ma se io dico di qua non possono passare Tizio, Caio e Sempronio, gli altri non possono passare, quello si deve fermare, diventa confusionaria la cosa. Quindi, Certo. come giustamente dicevi tu, in un decreto, ma questo anche il governo ha fatto un sacco di confusioni, cioè, e la confusione qua è una confusione generalizzata. Io l'ho detto pure in un'intervista che qua siamo alla follia, cioè non è possibile che ci siano anche delle norme che vanno in contrasto le une con le altre, cioè, c'è la norma nazionale, c'è quella regionale, poi c'è quella comunale, cioè, diventa la gente si confonde, già la gente è confusa perché chiaramente c'ha vivere in questo momento di tensione, con un Natale così, nemmeno durante la guerra, mi diceva una vecchietta l'altro giorno, dice, dottore, durante la guerra ci si poteva riunire, anche se c'era il coprifuoco, qui no. Quindi chiaramente è un evento unico, non è mai successa una cosa del genere, quindi in questa confusione avere un po' qualcosa di certo, beh, non guasterebbe, quindi almeno le regole, i regolamenti dovrebbero essere, diciamo, certi e chiari da un punto di vista delle normative. Purtroppo noi abbiamo che il 14 scadono quelli comunali, il 15 scadono quelli nazionali, poi c'è il 17 quelli regionali. E quindi è chiaro che alla fine c'è una commistione e un caos immane, quindi già le persone sono confuse per altri, per tutto quello che stanno vivendo, quindi è chiaro che poi vivono male questa situazione. Poi ci si mette anche che, insomma, tutto sommato, gli altamurani non sono mai stati un popolo, è un popolo di formiche, grandi lavoratori, però molto indisciplinati. E quindi questo, cioè, gioca a sfavore di quella che è la situazione che noi dovremmo vivere in questo momento. In questo momento, e questo è il momento in cui ci deve essere la massima disciplina, è il momento in cui ci deve essere il massimo rigore. Perché solo così noi riusciamo a contenere il propagarsi del virus, altrimenti non riusciamo a farlo. Abbiamo un esempio banale che è quello inglese, no? Gli inglesi sono stati all'inizio un pochino più, diciamo, molli, hanno avuto il ventre molle, che hanno sottovalutato quello che era il pericolo del coronavirus. Però che è successo? Quando poi hanno avuto il sentore. Ma secondo me lo sapevano prima della variante del virus che c'è stata in Inghilterra. Hanno visto che c'era un 50.000 infetti in un giorno, aumentavano i morti, hanno chiuso tutto. Cioè non ci hanno pensato due volte a chiudere tutto. Non è che
hanno riunito il primo Parlamento, poi il Senato, poi i ministri, poi i sottosegretari, chiudiamo, apriamo, chi a che Sì. ora, quando, dove, perché, cioè chiudiamo e basta, cioè così funziona il sistema. Se non funziona così, poi la gente poi non si abitua a quello che è il rispetto alla legge. Ecco, Questo. dottore, allora io con lei ora vorrei guardare insieme a lei i dati riferiti a ieri, i dati di regione per regione, quindi dell'Italia, i dati della Puglia, che ci dicono praticamente che abbiamo ricoverati con sintomi 1.417 persone e siamo con questo numero al settimo posto in tutta Italia per ricoverati, quindi la regione è al settimo posto, non c'è da scherzare. Poi il totale dei ricoverati invece è di 172 e quindi insomma, il numero è notevole. Poi abbiamo gli ingressi del giorno, sono 59 e stranamente per numero di ingressi del giorno noi siamo al primo posto, quindi questo ci fa comprendere che la curva non si è assolutamente, non ci dà tranquillità. Poi in isolamento domiciliare siamo a 51.283, il che significa il sesto posto in tutta Italia. Gli attualmente positivi sono 52.872 e anche qui siamo al sesto posto in tutta Italia, quindi siamo più o meno sempre al sesto posto. E però il dato grave è che siamo al primo posto con 59 ingressi in ospedale, suppongo che di questo si tratti, per ingressi del giorno, cioè in un giorno ci sono stati 59 ricoveri in ospedale e siamo al primo posto in tutta Italia per questo numero di ingressi. Sì, diciamo che tutto sommato questi numeri danno il sentore di quello che noi abbiamo detto in questi giorni, in questi mesi. È chiaro che noi, non, se tu vai a vedere quei dati del Sud Italia, noi siamo i primi sempre. Siamo i settimi, i sesti, i settimi in tutta Italia, ma l'Italia è fatta da 21 regioni, quindi siamo il settimo, il sesto e il settimo su 21 regioni, quindi, e non è poco, insomma, cioè, stiamo nella zona alta della classifica. È chiaro che dobbiamo capire perché. Ma il perché ce lo siamo detti tante volte, anche perché diciamo che su quei numeri giocano anche alcuni dati che non vengono rilevati in tempo reale. Cioè ci sono persone che fanno il tampone fuori regione e chiaramente questi tamponi fuori regione vengono rilevati con ritardo. Se vengono rilevati e quindi chiaramente manca un pezzettino, prima era un pezzetto più grosso, ora manca un pezzettino a quei numeri, quindi quei numeri io li vedrei un pochino più alti e quindi non diciamo sesto posto, ma io sul quarto posto, sul quinto posto ci andrei. Quindi è chiaro che dobbiamo capire cosa sta succedendo, ma per capire cosa sta succedendo basta uscire fuori e farsi una passeggiata e vedere cosa succede. Che chiaramente vedi la fila tutt'oggi fuori dalla posta, vedi la fila tutt'oggi fuori dalle banche, vedi la fila tutt'oggi fuori dai negozi e anche se i negozi sono contingentati all'interno, chiaramente all'esterno c'è sempre un po' di confusione. Però chiaramente se noi passiamo da Piazza Duomo, da Piazza Don Donino Bello, chiaramente vedremo che ci sono persone che stanno sostando. Quindi è sempre diciamo, ritorna, è un disco che ritorna sempre. E questo disco che ritorna Vabbè, sempre, è ma chiaro dottore, che. indicare di non andare su Corso Federico, di non fermarsi nelle piazze, Lo so, cioè, ma indicare le però piazze, il che problema è. senso ha? Non, io la trovo una cosa banale, non significa nulla, perché poi, come dice lei, ci si incontra davanti alla banca, numerose persone si fermano davanti alla banca perché stanno lì in fila, cioè, che senso ha dire non in Piazza Resistenza, per esempio? E sì, davanti alla posta, cioè, non, È secondo che me è perché non si assurdo. dove, cioè, l'assembramento non deve starci da nessuna parte. Esatto, Per cioè, evitare non significa, non l'assembramento è che gli assembramenti bisogna si fare un formano solo in quelle controllo. strade.
E bisogna fare i controlli, bisogna regolamentare gli accessi, cioè anche, oltre gli accessi, anche la sosta all'esterno. Quindi chiaramente chi se lo può permettere deve ammettere una persona addetta fuori che deve regolamentare quelli che sono gli accessi. E quindi che tu prendi il biglietto per entrare dentro e poi fuori sta uno attaccato all'altro a dire chiacchiere, anche perché lì sostano per ore, non è che sostano per minuti. Cioè, quando tu hai 50 persone fuori che fanno l'assembramento per Sì. entrare poi nella posta, nella banca, non è che quelli entrano in 10 minuti, c'è gente che fa anche 3 quarti d'ora, un'ora di fila, e quella fila che non viene regolamentata, perché là ci dovrebbe stare il metro di distanza, la mascherina, è chiaro che quello diventa un Sono contatto d'accordo. stretto. Quindi io sono stato a contatto stretto fuori da un esercizio e non è normale sta cosa, quindi chiaramente avremo problemi anche per questo. E quindi la paura nostra qual è? È quella che dopo le feste, quando avremo scatenato tutto lo scatenabile, perché Vabbè, ma chiaramente. riapriremo le scuole poi dopo, dottore. Ma il Come? problema delle scuole, abbiamo parlato anche Siamo pronti per riaprire le scuole, il 7. la scorsa Lei puntata, ce la siamo presi con le scuole, ma nelle scuole i controlli ci sono. Norme ci sono, i problemi sono fuori dalle scuole, sono i mezzi di Allora. trasporto e non hanno ancora stabilito come fare, cosa fare. Quindi chiaramente, e le scuole riaprono il 7, cioè il Allora, 7, dottore, tra io le 10 dico solo una giorni. cosa, che io parlando con qualche insegnante mi ha riferito, guardate che ci hanno mandati al massacro, perché ci avevano detto che sarebbero state recuperate, per esempio, altre aule scolastiche, altre aule da adibire a scuola, quindi ad insegnamento, e invece questo non è accaduto. Questi insegnanti sono stati costretti a fare i turni nelle stesse aule, cioè nelle stesse aule passavano nella stessa giornata più classi, cioè fino alle ore 13 c'era una classe, poi alle 14 c'era la pausa, quindi alle 14 subentrava un'altra classe. Ma come? Ma se abbiamo detto da sempre che il virus si mantiene, si mantengono in aria queste particelle, sui banchi, sugli oggetti, che senso ha far entrare il doppio delle persone, degli studenti nella stessa aula? Cioè, questo qualcuno ce lo dovrà spiegare prima o poi, qualcuno si dovrà assumere queste responsabilità. Chi non ha trovato le aule, come non si trovano le aule in questa città per far studiare gli alunni e li si manda a scuola lo stesso, quando molti. E lo sappiamo, molti della pubblica amministrazione in genere, no? Vabbè, non diciamo, ma magari stava a fare lo smart working. Queste cose non hanno Ma diciamo funzionato e che su allora, questo. c'era un direttore didattico, un dirigente scolastico, diceva in un consesso qualche giorno fa, dice c'era la questione del 75% di presenza o meno nelle scuole, ma non si capiva, diceva lui, se questo 75% era delle classi o era degli alunni, perché una cosa è avere il 75% delle classi, una cosa è avere il 75% degli alunni. Cioè, se tu hai il 75% degli alunni, significa che in una classe di 20 persone devi avere 12 persone, 15 persone che stanno in aula e 5 o 6 o 10 che stanno fuori, stanno in smart working, stanno in web. Quindi chiaramente tu hai lo stesso numero di aule coperte. Invece, se tu mi metti il 75% delle classi, è diverso perché tu hai le classi intere che stanno fuori e le classi intere che stanno dentro. E quindi si gestisce meglio questa cosa, quindi c'è anche lì un po' di confusione. È chiaro che lì il discorso è anche quello: fare i doppi turni. Vabbè, si sono sempre fatti i doppi turni. Noi, quando eravamo ragazzi, facevamo i doppi turni. Però il problema è: tu puoi anche fare i doppi turni, però bisogna vedere, sono state ottemperate quelle che sono le norme? Perché nei doppi turni chi deve uscire, poi chi deve entrare, prima di far entrare quelli che devono andare nella stessa aula, va pulita, sanificata, disinfettata, cambiata l'aria e poi entrano gli altri Ma dentro. c'erano le rotelle, ci hanno messo le Bisogna rotelle ai banchi, quindi era tutto ottemperare alcune norme, sicuro. perché se le norme vengono ottemperate, a questo punto si può Le fare. rotelle, Però dottore, si è dimenticato delle rotelle. Le rotelle ci hanno garantito a tutti quanti che tutto andava bene. Hanno messo le rotelle e andava tutto a gonfie vele.
Il problema serio, sai quale sarà, Arturo? È il problema dei trasporti, perché non hanno ancora definito come faranno i trasporti. C'era una commissione per i trasporti per le scuole che si doveva riunire già da 10 giorni fa, da 15 giorni fa, che sembra che a tutt'oggi non si sia ancora riunita, perché doveva dare delle indicazioni su come fare. E quindi se da Gravina ad Altamura vengono due pullman di studenti normalmente, è chiaro che se numeri di studenti nel pullman, perché devono diminuire i passeggeri per evitare il Certo. sovraffollamento. Cioè, ma se queste cose non le stabiliamo prima, è chiaro che poi arriviamo al 7 e il 7 succederà il caos. Allora, la Ma colpa come di si chi è fa a sempre dalla dire? scuola, che Siamo non in... ottempera all'interno della scuola, ma il problema è chi gestisce, Sì. chi dà le regole. Allora bisogna, come sempre, fare delle regole che devono essere rispettate da tutti, però farle anche in tempi, diciamo, ragionevoli. Non posso io fare le regole il giorno prima che si apre la scuola, quando so già, e lo sapevamo già da marzo-aprile, che si dovevano aprire le scuole a settembre-ottobre. Quindi hanno avuto 6 mesi, 7 mesi di tempo per organizzarci. Adesso hanno richiuso le scuole a ottobre. Si sa che si devono aprire il 7 di gennaio, hai avuto 2 mesi per organizzare le cose. Cioè, questo è il problema. Noi abbiamo visto anche nella sanità la questione dei vaccini. A tutt'oggi il vaccino antinfluenzale arrivano ancora con i contagocce, e si parla adesso del vaccino anti-Covid. Allora, la Tranche. presentazione doveva essere fatta il 27, poi si è stata spostata al 29, già stanno cominciando a spostare le date. Quindi chiaramente già incominciano a crearsi qualche problema. Perché chiaramente è facile, partiamo, ma per fare qualcosa con tutte le norme di sicurezza che prevede il caso, e quindi c'è da dire che con la questione del Covid non si scherza, quindi le norme devono essere rispettate. Cioè, la vaccinazione anti-Covid è una vaccinazione complessa, è una vaccinazione complicata, non è la siringa pre-riempita come quella del vaccino normale anti-influenzale, che tu prendi la siringa, la apri e la fai. Devi preparare il vaccino, non lo puoi sbattere, lo devi muovere leggermente, lo devi girare 10 volte la fialetta, cioè, e devi seguire tutta una procedura che è complicatissima, e più poi la questione del tenerlo a meno 75 gradi di conservazione. Se lo tiri fuori, poi deve stare tra gli 8 gradi e i 25 gradi, massimo può stare 6 giorni. Cioè, ci sono delle norme che devi seguire, e adesso già stanno pensando, dice, ma siccome le dosi sono già, non sono diciamo, dosati, noi abbiamo una fiala, in quella fiala ci sono 5 dosi di vaccino, diciamo, e quindi non ci sono già le siringhe, qualcuno sta già allertando, e lo stiamo già facendo da qualche tempo, ma ce li abbiamo milioni di siringhe per fare i vaccini? Perché non vorrei che si inizierà a vaccinare e poi finiranno le siringhe. Perché chiaramente ci vorranno milioni di siringhe. Allora, si sono attrezzati per far arrivare milioni di siringhe. Non è che facciamo la stessa fesseria delle mascherine. Cioè, quindi la classe medica allerta, però chiaramente poi ci deve stare chi deve dare delle risposte. E chiaramente non siamo noi che dobbiamo dare le risposte. Ecco, regia, io chiedo alla regia di mostrarci qualche immagine riferita a ieri, diciamo così, di quello che è accaduto per le strade, perché anche questa storia di costringere le persone a rimanere in casa per 3-4 giorni, quindi privandola della propria libertà, e quindi ha costretto questo tipo di provvedimento invece a muoversi tutti contemporaneamente in orari molto ristretti, quindi in momenti ridotti. E quindi gli assembramenti sono stati anche più forti di quelli che si poteva prevedere. Questo è stato un altro errore, cioè il fatto che si pensa di fare delle regole, ma queste regole a volte, come in questo caso, sono andate in favore del virus, anziché in nostro favore. Perché gli assembramenti ci sono stati, come dicevamo poco fa, davanti ai negozi, per le strade. Si sta continuando a sbagliare e questa è la dimostrazione che rispetto a una situazione normale già l'Italia ha delle lacune immense.
di fronte a una catastrofe come una epidemia siamo assolutamente impreparati a tutti i livelli. Non siamo riusciti a gestire questa situazione. Dire che l'abbiamo gestita con i piedi significa, secondo me, già fare un complimento a chi ha fatto degli errori. È d'accordo con me, Scalera? Sì, vabbè, gli errori. L'errore più grosso è stato, per esempio, quello di chiudere l'Asclepios al Policlinico, che era avevano trasformato una parte un padiglione del Policlinico, l'avevano trasformato in Covid, e quindi era all'interno del Policlinico, e quindi chiaramente era funzionale a quello che erano poi tutte le altre branche che potevano essere utilizzate in funzione anche dei ricoveri, anche per i Covid, perché il Covid non è solo un paziente Covid. Covid è anche un cardiopatico, è un diabetico, è un neoplastico, e ha bisogno anche di avere anche altre accortezze di tipo medico. È chiaro che adesso che hanno fatto? Hanno fatto il padiglione della Fiera del Levante, li faranno l'ospedale Covid, ma a parte che è un ospedale Covid fatto a distanza abissale per i trasporti dal Policlinico, per arrivare tu dalla Fiera del Levante al Policlinico è come andare da un punto all'altro, da una città all'altra poi chiaramente perché hai chiuso una cosa che stava già funzionando e funzionale, e vai poi alla fine ti sei ricordato che ti servivano dei posti letto d'urgenza e hai aperto la Fiera del Levante e stai facendo questa mega struttura che avrà un sacco di problemi dopo, perché chiaramente manca il personale. Oggi parlo con degli anestesisti, ci vorranno 80 anestesisti per andare a regime, ce ne sono 10, ci vorranno gli infermieri e sono pochi, e chiaramente quindi come reggi? Mi diceva un anestesista, per pronare, così si dice, quando avete visto quelli che stanno con il Covid, quelli gravi, che li mettono di testa in giù, non è che quello si prende e si gira così. Quindi quella manovra si chiama pronazione. Per pronare un malato di Covid in fase grave ci vogliono 4 persone e è un'operazione che dura mezz'ora. Quindi devi avere personale addestrato, il tempo. Cioè, ci sono situazioni dove tu non puoi improvvisare. Dici, apro un ospedale nuovo, lo faccio. Cioè, non siamo i cinesi di Wuhan che fanno un ospedale di 1500 posti in 10 giorni. Quindi non abbiamo le capacità. Adesso già stanno trovando delle difficoltà e quindi vedremo come andrà a finire quella situazione. Vabbè. È chiaro che ci sono momenti di la vedo molto armiamoci e partite, insomma, molto 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 alla italiana maniera. Non va questa cosa, non funziona il sistema in questo modo. Va bene, allora dottore, siamo arrivati al termine. Siamo arrivati proprio al termine. Io le concedo la possibilità di fare gli auguri. So che è difficile solo immaginare di poter fare gli auguri in un momento così critico, però noi ci proviamo. Ecco, insieme. Beh, diciamo che augurare un Santo Natale ai nostri concittadini è una cosa che viene dal cuore e uno lo deve fare e lo fa. Però con l'amaro di chi ha perso un caro, con l'amaro di chi ha una persona ricoverata in ospedale, con l'amaro di chi non può abbracciare o baciare la persona con cui vorrebbe farlo. E questo è una cosa che noi ci ricorderemo nel tempo, perché è difficile che si possa ripresentare. Speriamo non avvenga mai più una cosa del genere. Quindi è un Natale pieno di tristezza. Quindi di solito il Natale è una festa gioiosa. Questa volta è un Natale triste, un Natale che ci lascerà il segno. Però diciamo noi dobbiamo essere ottimisti, quindi speriamo che il 2021 sia un anno diverso, sia un anno di svolta, e noi ce la metteremo tutta per cambiare in meglio
Però ci vuole la buona volontà da parte di tutti quanti. Quindi se ci rimbocchiamo le maniche e ognuno fa la sua parte, sicuramente noi che siamo il popolo delle formiche, sicuramente torneremo ad essere coloro che fanno invidia a tutto il mondo per la loro ingegnosità, per la loro laboriosità e anche per il loro buon cuore. Quindi un augurio e un abbraccio, sia pur virtuale, a tutti gli altamurani e a te chiaramente. Grazie, grazie dottore. Noi ricambiamo a nome di tutto lo staff e ovviamente congediamo lei da questo appuntamento odierno. Io vi ringrazio amici telespettatori per averci seguito. Continueremo ovviamente. Al pranzo di Natale ci avete già pensato, suppongo, a casa sua, dottore, sì. No, non abbiamo pranzato ancora, no. E noi facciamo il cenone, quello tardi, anche se siamo cinque, insomma, non Sì, siamo dico, tanti. ecco, sì, dico. Il cenone sì, chiaramente io sono un tradizionalista, quindi il cenone chiaramente è quello, è chiaramente il crudo, la fa da padrone. È chiaro che il capitone non mancherà, non manca mai, però chiaramente a casa mia di solito il cenone di Natale siamo almeno 10, 12, 15 persone. Quest'anno Vabbè, ma saremo farete assembramento 5, allora, 6. dottore, mi scusi. Siccome Non non si doveva può fare dirlo l'assembramento, questo. quest'anno siamo in 5, mi Ah, manca la figlia ecco. che Ecco, sta in ora va Germania, in meglio. zona rossa, e quindi a differenza di qualcuno che è scappato dalla Gran Bretagna, loro sono rimasti lì, stanno lavorando e quindi in zona rossa e stanno seguendo le Vabbè, quindi. indicazioni Abbiamo detto una cosa, diciamo, che non si poteva proprio dire. Vabbè, quindi diciamo, non ci saranno assembramenti a casa sua, ce lo No, promette questo, no? sì. Non ci saranno Allora lo assembramenti. scavo, Ok, anche se non ho va fatto lo scavo. bene. Va bene. Allora, se no che stiamo qui a dire tutta sta. Vabbè, allora, amici telespettatori, noi ringraziamo il dottor Pietro Scarina. Ha fatto una battuta, ovviamente, non è vero, dottore, che lei starà lì con 10 persone. Era una battuta. Vabbè. Allora, noi la Certamente. ringraziamo, come al solito, per essere stato qui con noi e per aver avuto la pazienza anche oggi di allertare i nostri cittadini. È quello che stiamo facendo ogni giorno, da quando è cominciata questa storia della pandemia. Noi cerchiamo di sollevare l'attenzione della gente perché dobbiamo cercare di uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile. Speriamo, perché lo stiamo dicendo da veramente da parecchio tempo e ci auguriamo che questa storia finisca veramente, perché non se ne può più. Anche a livello psicologico siamo tutti provati. Non parliamo poi di chi invece è stato colpito direttamente e si è ammalato e magari ha perso anche appunto un proprio caro, e allora va il nostro cordoglio, la nostra vicinanza. Amici da casa che magari state soffrendo, siete ammalati, anziani, noi siamo con voi con tutto il nostro cuore. Auguri da Canale 2 e a presto, a risentirci. Noi siamo sempre qua, ci rivediamo domani, Canale 2 c'è, ci sarà anche il giorno di Natale. Ripeto, domani 25. Giorno di Natale, alle ore 10 saremo collegati in diretta per questo grande concerto di Natale. Grazie a tutti, a risentirci. Buona serata a tutti, buona giornata.